L'ispettore Cogliandro torna in onda oggi, mercoledì 28 novembre, in prima serata su Rai 2 con il terzo e penultimo episodio della nuova serie. Giunta alla settima stagione, la fiction dei Nanetti Bros ha per protagonista Giampaolo Morelli che, sul set ha incontrato Gloria Bellicchi che interpreta il poliziotto più sbruffone e spregiudicato della televisione italiana. Sempre sul pezzo, l'ispettore Cogliandro è un poliziotto che fatica a rispettare le regole. Nonostante tutto, però, riesce sempre a risolvere i casi che gli vengono affidati arrivando a scoprire la verità anche con mezzi non totalmente leciti. Ad animare la sua vita è il privato abbastanza movimentato. Il fascino di Cogliandro, infatti, colpisce sempre e, spesso, le avventure sentimentali del poliziotto hanno ripercussioni sul suo lavoro. L'ispettore Cogliandro, l'omicidio di una giovane cantante. Nel terzo episodio della nuova stagione dell'ispettore Cogliandro dal titolo Vai col liscio, il poliziotto, durante una festa di ballo, si ritroverà ad essere il partner della Paffoni. Un compito che l'ispettore non ha alcuna voglia di portare avanti al punto da dedicarsi con maggior impegno al caso che gli è stato affidato. Cogliandro, infatti, si ritroverà ad indagare sull'omicidio di una giovane cantante il cui corpo è stato ritrovato senza vita in circostanze misteriose. Ad affiancare l'ispettore nelle indagini ci sarà la Paffoni e la giovane Natasha, una bellissima cantante di liscio. Gli ascolti e come vedere la puntata in streaming. L'ispettore Cogliandro continua ad essere una delle fiction di maggior successo di Rai 2. La seconda puntata della serie è stata infatti seguita da 2.337.000 con uno share del 10,1%. La terza puntata della nuova stagione dell'ispettore Cogliandro può essere vista il mercoledì, in prima serata, su Rai 2 o in streaming attraverso il servizio Rai Play, sia su PC che scaricando l'apposita applicazione. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.